Per molti il santuario lauretano di San Salvatore il Lauro è la casa a Roma di Padre Pio, santo che non smette di essere padre e di caricare su di sé le croci del mondo. In quella chiesa, dal portone sempre aperto, entrano tutti, anche i fedeli di altre religioni, incuriositi da quel santo che non ha mai chiesto grazie per sé. Sono giorni di festa questi, giorni che anche le persone vedono in Padre Pio un modello e colgono l'occasione di questa festa per ringraziare il Signore di quello che possono aver ricevuto. Quindi i motivi per cui vengono qui sono tanti e le persone, le tipologie, devo dire di ogni tipo, di ogni cultura, di ogni classe sociale, vediamo di tutto qui dentro. Chiedo prima la conversione di mio marito, delle mie figlie, molto più viva. E poi sicuramente, magari, Padre Pio, ti prego, la guarigione delle mie figlie. Che cosa si chiede? Niente di particolare, di aiutarci nella vita, di aiutare le nostre famiglie, le persone che conosciamo che sono malate, che hanno dei problemi. Chiediamo tutto. Quando siamo qui preghiamo per tutti, non solo per noi. Attorno alla reliquia del suo sangue si è stretto il popolo di Padre Pio. Una moltitudine di persone in cerca di sollievo che al povero frate continua a rivolgere suppliche e che alla spiritualità e all'eredità del santo attinge continuamente per riscoprire e accogliere il senso profondo dell'esistenza umana vissuta alla luce del Vangelo. Diceva sempre chiara la verità, la vita breve, lunga, media, quel che sia, ecco, attraversata dalle croci, è un itinerario che deve condurci tutti verso un unico ideale, ed è quello della vita che verrà, cioè il paradiso che il Signore ci aspetta.